Al 16 febbraio l'Organizzazione Mondiale della Sanità riporta oltre 52.000 casi registrati e confermati in laboratorio. L'allarme cresce, come dimostrano le dichiarazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il 23 gennaio il Comitato d'Emergenza definisce moderato il rischio su scala mondiale. Sono bastati 7 giorni, appena una settimana, per passare da una vigilanza preoccupata e attenta a una psicosi dovuta ai fatti. In 7 giorni, 7 morti e decine di casi accertati, 2 focolai nel nord del paese, con il pericolo che l'epidemia si espanda. Lei, analizzando i dati, se lo aspettava? In realtà no, quantomeno dal punto di vista quantitativo. Quello che è successo è quello che ci ha impegnati per tutto il weekend, è assistere a questa impennata enorme di casi che non ha pari in nessun altro paese del mondo, anche paesi come Hong Kong, dove c'è, in paesi come la Corea, dove c'è stata un'impennata di casi, non ha raggiunto quella che è l'intensità di quelle italiane. Piano piano ci siamo scivolati dentro. Quali sono i numeri? Oggi siamo arrivati quasi a 10.000 casi e questa salita corrisponde, superate quelle che sono state un po'... 9.172, questo è alle 18 di alle 18 oggi, probabilmente di oggi. Ci sarà già qualche caso. Poi vedremo nel grafico successivo come si distribuiscono, però quello che è importante è che al momento questa curva cresce del 25% al giorno, quindi è bene sapere che i numeri non devono spaventare. Questa è una distribuzione per regioni che fa vedere come la maggior parte dei casi sta nella parte azzurra, che è la Lombardia. Quello che è importante sottolineare, che va anche in qualche maniera, diciamo, a confermare la necessità delle misure draconiane estese a tutto il paese, è che quella fettina blu che rappresenta le altre regioni, quindi fuori Lombardia, fuori Veneto Verde, fuori Emilia Romagna Rossa, i colori non sono nemmeno stati messi a caso, quella fettina 10 giorni fa era piccolissima, quasi invisibile, e si è passati da 10-12 casi nelle altre regioni, adesso siamo arrivati praticamente ad oltre il 13-14%. E ora si ferma il paese intero. Non ci sono più zone rosse, zone arancioni o libere. L'Italia intera è un'area protetta, un'unica area protetta. L'ho detto poco fa, l'avete sentito, il Premier Conte. Nessuno spostamento, tutti fermi.